Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Questa sera siamo a Borgonovo Valtidone. Siamo fra Piacenza e Lodi, in questa bella location qua che si chiama Ristorante La Corte di Borgonovo. Anche stasera siamo tantissimi. È sempre così ragazzi, i single in tour sempre number one. Ormai la serata dei single è diventata un'istituzione. Appena esce un evento su Facebook, automaticamente in qualsiasi punto d'Italia si fa il pieno. Ragazzi, anche qua, nelle campagne, fra Piacenza e Lodi, a Borgonovo Valtidone. Buona serata a tutti, vai! Sera! Signori, signori! Buonasera a tutti, voglio sentire un applauso caloroso, si deve sentire fino a Piacenza, fino a Lodi, noi siamo in mezzo, un applauso a tutti, benvenuti, buonasera, welcome in the party, siete bellissimi ragazzi, veramente, grazie di essere qua in questo sabato sera di Quaresima, prima di Capodanno è una Quaresima anche questa. Siamo qua questa sera per mangiare alla Corte di Borgonovo, si mangia sempre molto bene qua, tra poco inizieremo, ma come dico soprattutto sempre io, principalmente siamo qua per risvegliare emozioni, emozioni, siamo qua per risvegliare le farfalle nello stomaco, quella sensazione che si sente qualche volta nella vita, ma che purtroppo magari in certi momenti dimentichiamo. Bene, questa sera siamo qua per questo. Come faremo a risvegliare le emozioni? Voi non dovete flirtare solamente con la persona che avete o non avete davanti. Potete fare anche piedino, non è mai stato vietato neanche col Covid, quindi non lo vieto nemmeno io. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che trovate in tavola, scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore, vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. In questo modo si metterà in moto un meccanismo che porta a sviluppare farfalle. Vi invito a sedervi, voi sedetevi ragazzi, scegliete il posto che volete, ma o lì o là, poi posso ottimizzare ancora, qualcuno non è venuto, non so, qui c'è una concentrazione di uomini, mi sposto, ma questi sono andati via, no, sono andati da un'altra parte, potete avvicinarvi ragazzi, venite qui, vieni qua, qui, uno, ma tu vai bene anche lì perché la vista non è male, vieni te, avvicinati, insomma, scusse poche, bene, ok. Bene, bene, guardate che roba. Non abbiamo visto, questa è una sedia. Benissimo, benissimo. Qua abbiamo... Metti il numero, dove ce l'hai il numero? Lascia stare. No, no, ce l'hai. Lascia stare, è meglio di no. È meglio di no? Stasera la vedi presa. Ok, va bene. Digli di metterlo, se no... Io passo il numero, però nella serata di oggi. Riesci a recuperarlo, metti il numero e vuoi o no? Se piace questo, però non so da mai, non so da mai. Facciamo un esempio. Io sono cretino, eh. Ti posso aiutare? No, no. Abbiamo qualcuno che già iniziato a scrivere. Allora... Primo messaggio di questa sera va al numero 22, 22, eccola qua la 22, ciao, come ti chiami? Diana. Diana, come la dea della caccia, fantastico, sei una cacciatrice tu? Una volta. Una volta, vabbè, qui potresti essere per essere cacciato, insomma. Ascolta la porta, eh. Ascolta bene. Cosa fai nella vita? Lavoro.
lavora, perché chi non lavora non fa lavoro, quindi giustamente deve lavorare. E infatti non lo vorrei sapere. Dimmi che lavoro fai, che lo vogliamo sapere, dai. Non lo può. Non lo può, cosa sarà? Cosa sarà mai? Avrà un'impresa pubblica, non lo so. Quasi. Quasi. Ti occupi di smaltimento rifiuti speciali? Non ce lo vuole dire, vabbè, è lo stesso. Lavoro in una fabbrica dove fanno cosiddette pompe. Ah, fa le pompe, adesso ho capito. Allora lavoro in una macchina che produce macchine del caffè ed è nel reparto pompe. Complimenti, brava, brava, brava. Avrai una carriera, guarda, luminosa. Ascolta, non paga una pompa, non pagano poco, ci credo, paga una pompa, pagano ore, ma non paga la pompa, pagano ore, alla miseria. Allora tu fai una cosa, tienila lunga e vicino al tempo a fare queste pompe, così imparano questi stronzini. Ma porca miseria, ascolta, ma l'uomo ideale come lo vorresti? Allora non deve far ridere. Un uomo che la faccia ridere. E qui sei un tavolo buono. E quello è il mio libro. Un uomo che la faccia ridere. Ragazzi, comunque tutte le donne un pochino amano ridere, quindi direi che è abbastanza importante. Guarda, io ti consegno questo messaggio. Speriamo che questa pupa, questo messaggio cambi la tua vita. Grazie, grazie, benissimo. Allegria, allegria. Perfetto. Ragazzi, siamo partiti alla grande, benissimo, perfetto, andiamo avanti ancora, sento che questa sera ci saranno un sacco di farfalle. Allora, pare che qua non arrivi nessuno, se c'è qualche uomo che si sente solo può venire qua a far compagnia a questa bellissima bionda, eh? C'è qualche uomo che si sente un po' isolato, non so, che voglia occupare questa sedia, siete tutti a posto? Là ci sono due uomini di fronte. Oh. Ah, me l'ho chiesto, va bene qua, così. Questi due qua, gli qui vanno bene, ce n'ho uno, ma ne ho due. Chi? Posso chiedere? No, va bene. Lucio, vieni qua. Mettici Mario. Mario, sì. Vai Mario, tanto io non sto seduta mai. Va bene, come vuoi te. Ottimizziamo al massimo. Qui, non lo so, scrivimi. Io sono di postino, eh. Non è che io porto, sono un ambasciatore, non porta bene. Vabbè, ok. Allora vieni pure. Allora, ho trovato un volontario che viene a fare piedino, prego. Ah, quindi benissimo, ok. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, ho un messaggio per un uomo questa volta. Numero 109. 109. Chi è questo uomo? Davide, fortunato? Ciao. 109. Tu. Chi è il 109? Eccolo qua, benissimo. Ciao. Come ti chiami? Fabio. Fabio, da dove vieni Fabio? Lodi. Dai. Vieni a Lodi, perfetto. Cosa fai di bello di vita? Un agricoltore di Lodi. Quanto terrai? 20 ettari. 20 ettari. 20 per 30.000, 600.000 euro di note, ragazzi. Chi offre di più? Perché? Come vorresti la donna idea? Ma la fai lavorare? No. Ah, meno male, Allora la donna che sceglierà, come ti chiami? Fabio, non lavorerà a vita. Ciao Benedetta, grazie. Va bene Fabio, io ti consiglio questo messaggio.
speriamo che questo messaggio cambi la tua vita. Se tu vedi sempre un mio papà, dico vabbè, prima che mi fai incontrare, o che mi vedo tutto, per questa prima qui ha delle aspettative, giustamente, quindi dammi il bicchiere, così chiedo anche molto, peggio per voi, no, quello che ho pulito, quello, bravo, bravo, così, perfetto, allora, e nella cucina ci avrà già sentito, possiamo partire con gli antipasti, quindi ok, intanto facciamo un altro messaggio, abbiamo un messaggio per una donna, la numero 25, donna numero 25, chi è questa donna fortunata? Oh, benissimo, ultima arrivata già notata, come ti chiami? Chi ha detto che ha scritto te? Come ti chiami? Mi chiamo Sara. Si chiama Sara, wow. Da dove vieni? Da Santa Maria della Versa. Santa Maria della Versa, non so dove, ma lo stesso. Cosa fai di bello nella vita? Ho una trattoria. Ha una trattoria? E vai! A Santa Maria della Versa, è chiusa stasera, sì? Sì, stasera sì. Lavora a Praga, tu hai? Una volta che siamo in giro andiamo, certo. Ricordati, Santa Maria della Versa. Scrivi. Ok, sì, qual è il piatto specialistico? Ma noi facciamo la cucina tipica piacentina, quindi ravioli. Agnolini. Oggi siamo andati in centro a Piacenza per mangiare gli agnolini. Se sapevamo venivano da te. Saresti stato in che occasione abbiamo perso. Dopo ci lascio un biglietto da visita. Ascolta, come lo vorresti l'uomo ideale? Normale. Non suona tanto bene questa cosa. No, suona bene. Suona bene. Normale, ragazzi. Cercano solo uomini normali. Vabbè, io mi auguro questo messaggio veramente cambi la tua vita. E complimenti per i tuoi bellissimi occhi chiari, ok? Grazie, bene. Buon appetito. Intanto ragazzi stanno arrivando gli antipasti, benissimo. Ricordo le cameriere che ne abbiamo tre vegetariani. Ok, bene. Stiamo andando alla grande. Buon appetito a tutti ragazzi. Adesso vi lascio un po' in relax. Riprendiamo subito dopo. Ciao ragazze, buonasera. Ciao. Salutate a casa. Promesso, stasera mangerai bene. Una, la Tilde no. Una sola. Lei no. Arriva il piatto tra tutti, ok. Come sempre. Buonasera. Lo scheletro. Io sono ingarbugliata. No.
Ciao amici sardi. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buona serata. Cosa? Non volete? Ah, non è che non volete essere ripresi, no? Siete timidi, dai, va là! Se qualcuno che vuole vedere dei balconi fioriti, qua ce n'è uno dei balconi fioriti, eccolo qua, la 19. Poi aspetta, vado a cercare altri balconi fioriti. Qui abbiamo un altro balcone fiorito, numero 28. Vogliono vedere i balconi fioriti, la gente, da casa. I balconi fioriti. Numero 28. E insomma, dai, le cose belle si guardano sempre volentieri, vero? Esatto, ai balconi fioriti poi. Mi hanno chiesto di inquadrare le signore con dei bei balconi, allora... Mi dici il numero della bionda? Quale? Questo è quel tavolo. Questo di mezzo? La seconda? La seconda, sì. Ok. Buon appetito. Grazie.
detto, eh? Ciao Nadiella, ti saluto io perché ce l'ho impegnata a mangiare. Ce li ho. Hai finito tu? Dopo vado a fare foto. Ti devi riprendere. Cioè, così basta. Panorami che basta. Ma mangia, scusa. Dice guarda cosa fai qua? Buona, questa roba, non riscontra.
ho il telefono mio. Foto A. Ne ho una caterva di Silvio. Questo, un marocco. No. Sì, è lui. Tanti messaggi, dobbiamo scendere tutti qua.
Allora, abbiamo un numero considerevole di messaggi per la numero 28. Ragazzi, chi è la 28? Abbiamo qualcosa come 3 messaggi. La 28 è stata presa di mira. Ciao, sei tu la 28? Oh, che sia! Ma pensa a te. Ascolta, come ti chiami? Donatella. Allora, Donatella. Da dove vieni, Donatella? Viene da Pavia. Cosa fai di bello nella vita, Donatella? Lavora! Che lavoro fai? Mi occupo di benessere. Si occupa di benessere. Fai massaggio anche. Bellissima questa cosa. Ascolta me, come vorresti per uomini? Adesso devi pensare, un po' emozionata, perché davanti c'è un sacco di uomini. Lo devono ancora assemblare. Lei ha ordinato i pezzi, ma devono ancora assemblarli. Allora ti vorrei dire che ti hanno mandato 3 messaggi in una volta. È una cosa incredibile. Sei emozionata? Molto emozionata. Fammi sentire il cuore. Anche dietro, anche dietro. Anche dietro. Cuore in mezzo, si sentono tutti i lati. Molto bene, molto bene, stiamo andando alla grandissima. Allora, abbiamo altri 2 messaggi per la numero 32. Donna numero 32. Chi è questa donna fortunata? 32. Qui insomma questo tavolo è un giardino fiorito, quante belle donne, ciao, come ti chiami? Alexandra. Alexandra, da dove vieni? Da Piacenza. Da Piacenza, ok. Cosa fai di bello nella vita? Lavoro in un Corriere Espresso. Lavoro in un Corriere Espresso. Non è vero. Come non è vero? Chi si permette? Come vorresti l'uomo ideale? Bello, bello e bello, il resto non ha importanza. Ascolta, ma sei povero, vagabondo, scapestrato, traditore, va bene lo stesso. Ma sei il zio Bono, insomma, oh, così va bene, così va bene. 2 messaggi per te, vai. Ottimo, per la truppa, andiamo alla super grande. Allora, vediamo un po', facciamo un uomo e poi facciamo un'altra cosa. No, facciamo un'altra donna. Numero 19. 19. Chi è il 19, ragazzi? Numero 19. Chi è il 19? 19. Donne, guardate il numero. 19, da qualche parte sarà, Roberta, dimmi chi è la numero 19. E poi vorrei abbassare un po' le luci, chiamiamo il boss. Boss in incognito, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Abbassami un po' le luci qua. Ma sei te, Roberta! Ma a qualcuno piacciono le bionde? Bionda, come ti chiami? Roberta, da dove vieni? Ma viene da Bologna. Oh, ecco così, perfetto, perfetto. Bologna, cosa fai nella vita? Sto facendo delle corse. Sta facendo delle corse, corri a piedi? Sì. Ah, corsi, pensavo correva a piedi. Ok. Gastronomia. Un corso di gastronomia sta frequentando. Come vorresti il tuo uomo ideale? Una complicità. Un uomo con cui instaurare complicità è? Semplice. Semplice, tranquillo e con la chimica.
e con la chimica. Vuole un chimico, ragazzi, un uomo con la chimica, un uomo che la prenda, perfetto, bene, vedrai che lo troveremo. Perfetto, allora signore, qui stiamo andando proprio alla grande, vorrei capire se abbiamo gli uomini così romantici come sembra per fare ballare queste belle donne che abbiamo in sala. Signori, vediamo un pochino se abbiamo i requisiti per aprire una pista e ballare un po' per vedere, come dice la Roberta, se si installa un pochino di chimica, perché insomma, vabbè, ok i messaggi, però poi bisogna anche innescare un po' di chimica. Allora, vediamo un po', con cosa apriamo questa sera. Bene, vediamo un po'. Siete pronti per invitare gli uomini a ballare? Vai. Forza signori, forza, vediamo chi sarà il primo. Ma che razza di isola è, niente odio e violenza, né soldati né armi, ma forse è proprio l'isola che non c'è, seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto sino al mattino, non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è, e ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Insomma signori, bisogna che ci mettiamo in moto, perché altrimenti la chimica non viene avanti, Bisogna che invitiate le donne a ballare, questo è il modo più semplice per innescare un po' di chimica. Adesso cambio lingua, vado nella strana notte, vai. Ho detto, ma hai dato il numero sbagliato, tu hai dato il 18 fa, allora ho sbagliato il numero sbagliato. So I face the fire curtain, my friend, I stay clear, I state my case of which I survey, I live, I let go, I travel every highway and road, much more than this, I live my way. Regrets I have in you, but then again, to you to mention, I did what I had to do. It's only true without exception. I played each of the girls, each of the girls.
yes, it was è sempre la nostra massaggiatrice e vai
Ma tu stai ricevendo messaggi a gogo, eh? Sarai emozionata, immagino. Farfalle da tutte parti. Bene, 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 guarda, io te ne do altri due. Dobbiamo alzare un po' le luci, e puoi aumentare un po' le luci, che adesso dillo al capo che aumenti un po' le luci. Dov'è la rotella magica? Se no la giro io. Ho visto che prima ha girato una rotella. Allora, numero 18. 18. No, 19. Chi è la 18? Eccola qua, la 18. Benissimo. Ciao. Come ti chiami? Carla. Carla, da dove vieni? Lodi. Viene da Lodi, perfetto. Cosa fai di bello nella vita? Operaio. Brava, come le api, fantastico. Come vorresti l'uomo ideale? Vuole un uomo con gli occhiali progressivi. Io li ho progressivi. Boh. Come lo vuoi questo uomo? Come lo vuoi? Come non lo sai? Sei te che devi portarlo a casa. Alto! Allora, vuole un uomo alto. Con Ferrari. Alto con Ferrari. Allora torna quest'altra volta. Ti mandiamo il calendario. Guarda un po' qua, due messaggi per te. Emozionata? Ragazzi, è molto emozionata questa ragazza. Molto, molto, molto. Numero 32. Abbiamo tre messaggi per la 32. Oh! La 32 ha cambiato sponda. Ciao, come ti chiami? Ancora Alexandra. È sempre l'Alexandra di prima. È sempre cambiato, vuol dire che è cambiato. Perché è lui che vuole lanciare le farfalle qua. Questa signora rossa, il rosso attira i tori, i tacchini e anche gli uomini, forse. Potrebbe essere. Sei convinta tu che il rosso attira anche gli uomini? Se lo dice lei? Guarda, tre messaggi. Uno gratuito, due a pagamento, un euro. Ragazzi, anche le poste italiane vogliono guadagnare un po' di tasse, no? Guarda, facciamo. Bene, 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 andiamo avanti. Numero. Andiamo da un maschio. Gli uomini non ricevono tanti messaggi. Numero 128. Maschio numero 128. Numero 26. Chi è questo uomo? Oh, sei tu il 128? Che fortuna! Come ti chiami? Salvatore. Salvatore? E chi salvi tu? Non si sa. Da dove vieni? Cosenza. E cosa fai di fare la vita? È un autista di corriere di camion. Camicino. Camioncino, cosa trasporti? Tapparelle. È un trasportatore di tapparelle, bellissima professione, perfetto. Come vorresti la tua donna ideale? Come? Come vuole lei? Lei chi? Cioè, ho capito, ma va bene, guarda, io ti consiglio questo messaggio. Emozionato? No, non è emozionato. Uno che trasporta tapparelle non si può emozionare, assolutamente. E che, vabbè, andiamo avanti. Avanti Savoia. Numero 22. Abbiamo ben due messaggi per la vita. Ciao. È anonimo, non è la 22. Allora, è una signora in verde speranza.
Ciao, come ti chiami? Sempre Diana. È sempre la dea della caccia, che è molto agitata, è tremo come una foglia. Ascolta, come è andato il messaggio precedente? Tutto a posto? Ha nascosto il numero della stronza. Oh, ha già appellato il suo corteggiatore con un aggettivo molto, molto importante. Guarda, io ti consegno altri due messaggi. Ah, me ne dà anche lei 2-3, è uno scambio questa roba. È uno scambio di materiale, ragazzi. Vabbè, ok. No, il numero lo devono avere tutti, Ragazzi, dovete indossare i numeri perché le donne vi vogliono scrivere e se non avete i numeri indossati non vi possono scrivere. Quindi mi raccomando. Vabbè, insomma, chi è che mi ha messo in mano tutti questi messaggi che non so neanche chi li devo portare? Se tu spedisci una busta bianca, la buttano nel gabinetto? O no? Giusto. Tu come ti chiami? Sergio. Come? Sergio. Franco. Sergio. Ah, Sergio, da dove vieni, Sergio? A Cremona. Cosa fai di bello nella vita? È un meccanico a biciclette? No. È un meccanico di macchine. Hai la Ferrari tu? Ha due Ferrari, chi è che voleva la donna con la Ferrari? L'uomo con la Ferrari. E abbiamo trovato uno che ne ha due, hai delle foto da farci vedere. Come la vuoi la donna ideale tu? Ricca. E che te ne fai della ricchezza se sei ricco te? Una donna ricca. Vabbè, ricca di cosa? Di buoni propositi. Vabbè. So che dire. Vabbè, allora. Sì. Messaggi a Google. Allora, messaggio per il numero 110 110 110 uomo, sei te? Come non è vero? Sei te? Ciao, come ti chiami? Ciao, Vito. Vito, da dove vieni? Ponte del Vaglio. Cosa fai nella vita? Lascio le macchine utensili. Lavora sulle macchine utensili. Cioè le ripari oppure proprio lavori? Roberto, siamo a Sesto San Giovanni domani sera. Prestatore a controllo numerico. Sono molto ben pagato. È un buon partito. Normale e giusto. Come la vuoi la donna ideale? Magari. Brava, un po' pazzerella. Brava e un po' pazzerella. Lei. Beh, vediamo se si innesca la chimica. Invito a ballare. Chissà. Ciao Luca Labia. Intanto buon appetito perché stanno uscendo i primi a Google. Vabbè, mi fermo un attimo perché dobbiamo mangiare, ragazzi. Adesso mangiamo, poi dopo riprendiamo assolutamente con un po' di musica moderna. Fatti vedere. Bene.
Luca, sei un intenditore, vero? Buon appetito. Se magna, Davide. Pure bene qua. Adesso mangiamo questo bel piatto che ci stanno portando e poi riprendiamo subito. Oh, ho visto le montagne nel venire qua. Saluta, saluta gli amici della Sardegna. Saluto gli amici della Sardegna che ci stanno guardando in diretta dalla Sardegna. Ciao ragazzi, presto verremo anche da voi. Ci vorranno gli stadi per ospitarci, perché saremo tantissimi. Vai! Yes! E adesso ragazzi mangiamo questi bei primi, ci riposiamo un attimo e mangiamo, poi riprenderemo con Dante fino al mattino. Vai! Vi ricordo che alle 3 arriveranno i bomboloni. Vai! Sì, sì. Uno è un piatto vuoto, basta. Lei il numero non ce l'ha? No, ah. La cameriera. Ah!
Magari. No, no, ingrasso. No, no, io ho già mangiato, basta. No, no, basta. Quanti messaggi. Fuori deve essere scritto a chi devo darlo. Fuori, a chi devo darlo, vedi? Aspetta che lo scorso scusa mi dà. Mancano dei biglietti. Scrivigli, no? Ringrazialo. Come non c'è il numero? Fernando, ragazzi, non dovete scrivere i messaggi anonimi, vi dovete firmare, non serve a niente. No, io non faccio commenti, ma allora la numero 18 si lamenta perché ha ricevuto un messaggio ma non è firmato, quindi colui che l'ha mandato non ha combinato niente. Vi dovete firmare, ragazzi, firmare, altrimenti non succede niente. Allora, numero 115, chi è quest'uomo? 115. Ragazzi, ho talmente tanti messaggi che devo andare un po' velocemente. Anzi, adesso farò venire qua gli uomini. Allora, 115, 133, 109. Ragazzi, devo far presto perché sennò abbiamo troppi messaggi. Chi abbiamo qua? Il 115? Oh, abbiamo, è un pompiere. Anche te c'hai un messaggio, eh? Stai pronto. Ma perché questa cameriera qua non è il numero? Come li chiami? Sapete se è singolo? È un incognita. Non lo sa neanche lei. Ciao, come ti chiami? Alberto. Alberto da dove vieni? Volpero, provincia d'Alessandria. Volpero, provincia d'Alessandria. Cosa fai in Bergamino? Operato. Bravo, l'operato. Come vorresti la nuova ideale? Non lo so, la propria vita. Una donna portosa. Benissimo. E vado. Il nostro pompiere la spiegherà. Dov'è quello che fa il pompiere? Come lei? Come l'estate? Allora, con un buon hardware.
incognito, sei sul web ormai. E lei? No, no, no. Va bene, va bene. Ti consiglio questo messaggio. Senti già le farfalle. Ragazzi, senti le farfalle. Vai! Numero 111, 1, eccolo qua, benissimo, ciao. Come ti chiami? Jonathan, yes. Da dove vieni? Ok, cosa fai di bello nella vita? È un metal, metà meccanica, l'altra metà? Tutto qui, ok, vabbè. Ma lui non si occupa di pompaggio, ok. Va bene, ecco qua, guarda, 111, perfetto, ottimo, alla grande. Allora, io volevo tornare un attimo in pista. Abbiamo anche tante domande. Allora, facciamo un po' veloce, 32, 32 che abbiamo già intervistata, la 13, 32 e 13, donna. 32 e 13 sono fuori? Tu chi sei? Ah, la 13 qua, ok. Ciao, come ti chiami? Elena, da dove vieni? Da Piacenza, cosa fai nella vita? Un estetista di Piacenza, potremmo aver bisogno anche noi. Come lo vuoi l'uomo? Intelligente, vieni. Allora, se è venuto qua questa sera è sicuramente intelligente. Vai tranquilla, vai. 32, 3. Ehi, ecco qua, ciao, bene, bene. Allora, adesso voglio un po' di sax. Ragazzi, dobbiamo ritornare in pista e fare qualcosa di serio. Allora, vediamo un po'. Forza, signori, pista! Forza! Trentadue ancora! In pista, signori, forza! Hola! 32? No. Chi era la 32? Sempre quella di prima. Okay, peace,
ragazzi, vi sfido. Vi sfido perché voglio farvi alzare le mani a tutti. E sono convinto di riuscirci. Questa è una sfida. Forza! Forza, forza! Forza! Pronti ad alzare le mani? Vai! Musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a tempo. Forza, tempo, sulle mani! Tempo, ora! Alziamo le mani, battiamole a tempo! Non è finita, preparatevi perché con le mani si può arrivare molto in alto, molto, molto. Da un mondo migliore non siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani, mani. L'uomo di questa sera è lui, 155, siamo le mani, l'uomo più gente dentro, tempo, per respirare in vista, vai! State lì ragazzi, state lì, vai! Allora, arriviamo velocemente i numeri che hanno messaggi. Abbiamo la numero 13, 1, 3. Chi è la 13, ragazzi? Dov'è la 13? Eccola qua, la 13 ha due messaggi, precisamente. Tieni numero 13, vai. E vai, basta, non ne può più. È piena di uomini. Ehi, guarda che bello spezzatino che abbiamo.
spezzatino con polenta, vai! Si va alla grande qua, farfalle a gogo. E poi abbiamo la 11, numero 11, donna, chi è questa donna fortunata? Numero 11, chi è? Oh, eccola qua, la 11, vai, la donna più tatuata della terra. Allora, noi vogliamo sapere dove finiscono i tatuaggi. Abbiamo visto dove iniziano, ma non vediamo dove finiscono. Finiscono? Dove iniziano? E dove iniziano allora? No! Noi, insomma, noi vogliamo vedere la cartina geografica per intero, ecco, insomma. Perché altrimenti dobbiamo immaginare troppo. Come ti chiami? Da dove vieni? Da qui? Cosa fai nella vita? Vive di rendita! Brava. Complimenti! Complimenti! Brava Marina! Oh! E vai! Come vuoi l'uomo? L'uomo come lo vuoi? Un disoccupato! Con un 7,30 molto alto! Perfetto! Vai! Vai Maria! Facceli vedere, facceli toccare, guarda che roba ragazzi, è un giardino fiorito questa donna, è tutto un fiore anche qua della schiena, più anche le spine eccetera, ci sono delle scritte, c'è di tutto qua, ci sono tutte le istruzioni per l'uso ragazzi, non potete sbagliare qui. Oh, chiamo velocemente, c'era uno per la 17, la 29, la 22 e il 120. 22 e qua è sempre la solita verde speranza. Tieni, tieni. Esatto, è ancora tuo. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Vabbè. È qua la 17. L'abbiamo vista in pista fino adesso. Ciao. Come ti chiami? Da dove vieni? Cosa fai nella vita? Lavori in un'azienda di profumi. Vai. Hai dei campioni in mano. Dacene qualcuno, vai, grazie. L'uomo come lo vuoi? L'uomo. Uomo ricco, mici ficco. E vai, benissimo. Ragazzi, servono uomini ricchi qua per le nostre singole tour. Uomini ricchi a go-go. Too much to have. Oh,
Wow, un chimico! E vai! Oh, oh, cavallo! Oh, oh. Fai il pacchetto, dai, domani. È vero. Thank you.
Pronto l'ora? Troppo. Aia. Abbiamo un messaggio per la numero 29. 29, chi è la 29? Eccola qua, questa signora bianca. Ciao, come ti chiami? Lia. Lia, da dove vieni? Lia. Da dove vieni? Lia. Da Pavia, Lia viene da Pavia, fa anche rima. Cosa fai nella vita? È in casa di riposo, così giovane. Ah, è una titolare della casa di riposo. Perfetto, bene, bene. Ascolta, come vorresti un uomo ideale? Non esiste. Non esiste nemmeno quello che hai di fronte. Non esiste. Non esiste. Vabbè, troverà qualcuno che gli fa volare le farfalle, vai. Prego, numero 118, maschio. Dov'è il 118, ragazzi? 118. Il 118 è un numero che quando si chiama dovrebbe accorrere subito. Questo invece non sa neanche che numero ha. 118. Non c'è. Chi è il 118? È vero, è 119. Sono anche 119, come ti chiami? Nicola. Nicola, dove vieni? Cosa fai con la tua vita? Cosa vedi? Cosa vedi? Materiale da salvatura, perfetto. Come vuoi la tua materiale? No, come uomo. No, ragazzo romantico di altri tempi, benissimo, bene, viva il romanticismo. E come vorresti la tua idea? Io come? Una donna fine, una donna fine e simpatica, si sta in compagnia. Bene, vai, c'è dove ce l'ha. Numero 24, che è questa donna fortunata, 24, la numero 24, sei te, non c'è, non c'è, il profumo di testa fuori, dove è andata la 24? A fumare, peggio per me, perché sopportavo. Numero 120, maschio, è un maschio di razza bianca. Chi è il 120? 120, signori, 120. Chi è quest'uomo? È fuori a fumare insieme alla 24. Allora, vabbè, adesso vi prendo per il collo, eh. Si va in pista e stavolta anni 80 e vai! La grande richiesta! We'll be together! Vediamo un po'. Preparatevi per una serie di anni 80. Voilà, forse. Messaggio per il 154, per il 120, per il 112, per il 153,
messaggio per la 28 e per la 24. Venite voi a prendermi, basta andare io. Un consulente commerciale, quindi il consulente commerciale ti aiuta a vendermi più, settore, tutti i settori, settore dispositivi medici, dispositivi medici, settore dispositivi medici, perfetto, complimenti. La donna ideale come la vuoi? Dipende da lei. Ah, se è buono o no, cioè non ho capito. Cioè, quello che non penso principale, se lo accetta così come sono. Allora, una donna che lo accetti così com'è, comunque parla molto bene, quella che hai di fronte ti piace. E beh, insomma, è già nata una bella amicizia, vai, perfetto. Ok, bene, bene. Allora, torniamo un po' in pista, ragazzi. Ci vogliamo scatenare un altro po'? No, volete riposarvi un po'? Facciamo due lenti, dai, due lenti ancora. Vi riposate un pochino, vai, 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 perfetto. Ci penso io, vai. Ma che fai, che fai? Ho anche ballato, hai visto? Ma chi devo dare lo suo messaggio? E abbiamo riempito la pista di farfalle. Vai, vai. Allora facciamo altri lenti. Mi piacciono perché si stiffa.